Immergiamo in questa soluzione la carta sensibile, vedremo questa diventare rossa, e cioè no, diventare azzurra. E no, diventa rossa. Gialla, diventa gialla. Caricati. Ritornate al vostro posto. In questa soluzione la carta di tornasole diventa umida. Ritornate al vostro posto, insufficiente. Ma la carta di tornasole non diventa umida. Ora vediamo un po', venga. La carta sensibile. Venga un po' qui. Venga un po' qui. Buongiorno Buddha, ecco Rosetta la cibbia, sono in ritardo. Sono 8:15. Accidenti, proprio oggi che c'è l'umacone. L'umacone? Ma sì, il professore di chimica, presto aiutatemi a trovare qualche scusa. Ma ditegli che avete perso l'auto. Ah, che va, autobus, vi ho già detto tante volte, ci vuole qualcosa di nuovo. Allora ditegli che il semaforo si è incantato. Ah, gli ho detto anche questa. Beh, allora ditegli che è successa una disgrazia in famiglia, che è morto un parente. Ma che sciocchezza! Non posso mica ammazzare qualcuno per il professore di chimica. Allora ditegli che è nato un bambino. Un bambino? A chi è nato un bambino? Ma che bambino? Per il professore di chimica. Il professore di chimica ha avuto un bambino? Ma no, si tratta della scusa per un allievo. Ah, ecco, bravo, continua a tener mano agli allievi. Se poi lo viene a sapere la direttrice, guarda lì, Cipria, Rossetto, bambini. Dopo tutto che male c'è, si capisce, povere cocchette. Sono donne, le donne possono far meno della storia, della matematica, ma non possono far meno della cipria, del rossetto. Che discorsi? Ne hai vista mai col rossetto a me? E che c'entra? E che tu sei una donna? Come noto, la carta di tornasole non dà viraggio in questa soluzione. Benissimo, cara figliuola. E sapete dirmi qual è la formula del composto risultante? C2H3NH2. Perfetto, perfetto, brava. E adesso un'ultima domanda a cui sono sicuro risponderete con la massima esattezza. Qual è il nome di questo composto? Bicarbonato di metilamina. Ottimamente. Tornate pure al vostro posto, cara figliuola. Signorine, io sento il dovere di additare al vostro esempio l'allieva Varghetti. È per me una grande soddisfazione sentir rispondere alle mie domande in modo così chiaro, limpido, preciso. E adesso, dopo la soddisfazione, dovrò procurarmi qualche amarezza. Vediamo. Venga un po' qui. Venga un po' qui. Beh, per oggi sarà bene non interrogare più. La scolaresca mi sembra alquanto agitata. Spiegherò invece la lezione che avrei dovuto spiegare mercoledì. Leggi! Presidente? A quest'ora vi presentate. Sono esattamente le 8:57. 57 minuti di ritardo. Ecco, signor professore. Silenzio! Nulla può giustificare una simile mancanza di riguardo verso la scuola ed in particolare verso di me. Anche ieri arrivate in ritardo. Anche ieri? Ma il ritardo non è stato segnato. Capisco, c'era la lezione della signorina Malgari.
La signorina Malgari è molto indulgente. La signorina Malgari beve tutte le scuse, ma io non le bevo. Io non sono la signorina Malgari. Avete capito, Lenci? Questa non è la lezione di corrispondenza commerciale a cui si può arrivare comodamente in ritardo. Questa è la lezione di chimica e i ritardi non sono ammessi. Andate al vostro posto. Aspetta, dopo la lezione vedrai. Lenci, alzatevi. Sapete dirmi che cosa sono le materie organiche? Si chiamano materie organiche tutte quelle materie che... Vi sono due specie materie, organiche e inorganiche. Si chiamano materie organiche... organiche... Lenci, per questa volta la fine della lezione vi ha salvata. Ci rivedremo mercoledì. Silenzio! Finché io sono qui, la lezione non è finita. Cosa è successo? Mi hanno dato uno schiaffo! Chi? Non lo so! Scusate, professore, i miei genitori sono venuti qui ieri ed hanno saputo da voi che sarò bocciato in chimica. Professore, ve lo prometto, studierò molto, moltissimo! Non basta prometterlo, bisogna dimostrarlo! Buongiorno, Vaccio. Buongiorno, Malesci. Salve, Malesci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Salve, Varti. Cara Ribari. Come state? Male. Bene. Un momento. Permettete che chiuda la finestra. Perché? Per il professor Sira, un po' sofferente, ma ha pregato... Questo sì, la professore di ginnastica a quell'età potrebbe ritirarsi. Ma che volete, gli mancano 3 mesi per aver diritto alla pensione. Chiudete, chiudete pure, Boldani. Professor Sira, potete entrare. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Come state, professore? Male, male. La palestra di ginnastica è piena di correnti d'aria. Fate il piacere di comprarvi del bicarbonato. Ma per la costipazione non ci vuole bicarbonato. Sì, lo so, ma anche un peso qui allo stomaco. Anzi, dato che ci siete, comprate anche delle cartine di salicilato e un cerotto Bertelli. Ma professore, con tutti sti impicci ve lo rovinate facile. Cosa volete che faccia? Bisognerà pure che mi curi. Ce l'ho io un sistema infallibile per curare tutte le malattie. Quale, quale? Un buon bicchiere di vino a digiuno e 3 dopo magnate. Ma questo è un veleno. Se fosse un veleno sarei sotto terra già da 20 anni. Zia, voi che siete pratico di tutti gli sport, ditemi un po', è difficile imparare a sciare? No, non so, non ci ho mai provato. Vorrei andare in montagna, approfittando delle mie vacanze di Natale. Piacerebbe anche a me, ma che volete con questa mia maledetta sciatica? Ah sì, poverino, anche mio marito non può venire, soffre tanto per la sua dotta. Signora direttrice. Scusate, signora direttrice. Ho il rammarico di dover segnalare l'eccessiva indulgenza della signorina Malgari. Risulta infatti che essa non prende nota dei ritardi delle allieve e perciò le allieve ne approfittano con evidente nocumento per il loro studio e disdoro per la scuola. Capisco, capisco, ma forse la Malgari è ancora troppo giovane. Anch'io sono stato giovane, ma ho ritenuto mio dovere essere sempre giustamente severo. Io credo che la signorina Malgari sia rimasta più allieva che professoressa. E appunto questo è il male. Essa non ha la coscienza né la maturità dell'insegnante. E cosa logicamente ne consegue? Che la scolaresca è indisciplinata. Per esempio, l'altro giorno ho interrogato l'allieva Lenci su una questione elementarissima. Le ho chiesto che cosa si ottiene da un composto di cloro e ammoniaca. Come vedete, signora direttrice, una domanda semplicissima. Oh. Ebbene, sapete che cosa mi ha risposto? Mi ha risposto che si ottiene della puzza. E così sempre. L'unica materia dove le allieve ottengono dei buoni voti è la corrispondenza commerciale insegnata appunto dalla signorina Malgari. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ciao. Salve, Lisa. Grazie, caro. I compiti da correggere. Grazie, Boldani. No, cara. Vero, Caricati, che era la settimana scorsa? Ha studiato corrispondenza commerciale? Ma che non ho nemmeno aperto il libro. Signora Fredoharma Koshas Vienna, se sapeste quanto mi avete seccato con le vostre lettere commerciali. Un po' di silenzio, per favore. Ci sono degli altri qui dentro che vogliono studiare. Signora Fredoharma Koshas Vienna, se sapeste quanto ci avete seccato. Avrò scritto 500 lettere. A tutto appreciatissimo, signora Fredoharma. 500 lettere, ed ecco ne fa una che non sa ancora che Hartmann si scrive con due N e non con una. E che importanza ha? Tanto il signor Hartmann non riceverà mai questa lettera. A proposito, mi sapete dire perché fate sempre scrivere a questo nome? Che volete? È nel libro di testo. Ormai sono 10 anni che le lune scrivono lettere a questo Alfredo Hartmann. Ma è monotono. Perché? Ormai ci siamo abituate. È come un amico che ci pare di conoscere da tanto tempo. Un buon amico lontano, rassegnato, paziente, a cui si può scrivere tutto quello che si vuole. Già, e che ha il vantaggio di non esistere. Appunto. Da 10 anni le alunne gli ordinano delle merci che gli non manderà mai. Da 10 anni riceve i nostri reclami ai quali non risponde mai. Non si lamenta, non protesta, non si arrabbia mai. Un carattere invidiabile. Proprio così. Ma sapete che a volte mi par quasi di vederla davanti a me? Io penso che dovrebbe essere alto, slanciato, Bruno. Un bel ragazzo, insomma. Perché me lo immaginate così? Perché? Perché se devo immaginare qualcuno, preferisco immaginarlo come piacerebbe a me. La lettera commerciale si compone di 4 parti. La lettera commerciale si compone di 4 parti. L'indirizzo, la data, il testo e la chiusa. Vedi quanto è carina. E dunque il vestitino viene tutto a piedi. Il testo è un cabellino piccolo, piccolo, piccolo. Io preferisco sempre vestirmi in tavolino. Buongiorno. Per me non c'è che la box. Ma che buongiorno. Avanti, signorine, sbrigatevi. Comincia la lezione. Avanti, ai vostri posti. Ma è possibile che io debba sempre aspettare i vostri comodi? Manca ancora qualcuna? Oh, lasciami passare. Mancano Caricati, Silvestri e Lenci. Ecco, sempre con me ce l'hanno. Io sono qui da mezz'ora. Fate silenzio, Lenci. È una cosa intollerabile, il diritto di protestare. Silenzio, vi dico. E voi chi siete? Io sono Eva Barta, una privatista. Che significa privatista? Andate al vostro posto, come le altre. Non ce l'ho il mio posto, sono privatista. Fate silenzio voi! Beh, mettetevi lì, vicino alla signorina Lenci, al secondo banco. D'ora in poi sarà quello il vostro posto. Oh, ma io a scuola non ci vengo quasi mai. Come? La mamma ha detto che prima di dare gli esami devo assistere a qualche lezione, ma di solito i professori vengono a casa mia. Io sono privatista. Privatista, privatista, privatista. Silenzio! Sono veramente stupita e addolorata di constatare che voi, che siete delle signorine intelligenti, approfittiate del fatto che io sono giovane per tenere una condotta simile proprio alle mie lezioni. Lenci! Lenci, volete finirla di darmi fastidio? E io che ho fatto? Proprio ora che non ho aperto bocca. Vi chiedo se avete proprio l'intenzione di seccarmi. Ma no, che non ho voglia di seccarvi, signorina. E allora comportatevi come si deve. Bene, signorina. Anzi no, venite fuori, voglio interrogarvi. Mi pare che sia lei che voglia seccare me. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Au. Molle.
Follezza, ragazze, leggerezza, agilità. Non bisogna preoccuparsi della fatica. Anche se si sente qualche dolore, niente paura. È salute, è salute. Avanti, ricominciamo questo esercizio. Piegamento sulle ginocchia col busto eretto. Guardate me. Uno, due. Anzi no, fatelo voi. Io guardo. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Permesso, permesso. Uno, due, tre. 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 La professoressa Ripari e la professoressa Pazzi ieri sono arrivate con 10 minuti di ritardo. Questo arreca danno, disdoro e nocumento alla scuola. Che cos'è questo chiasso? Non c'è da meravigliarsi, è la lezione della signorina Malgari. Adesso la parlerò io. Basta con questo scandalo. Ragazzi, silenzio! 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 Non vi pare questo il modo di compilare una lettera di ordinazione? Speditemi subito una balla. Ma che cosa volete che pensi, il signor Artem, del suo cliente? Penserà che ha bisogno di una balla. Silenzio! No, ragazza mia, anche nelle lettere d'affari ci vuole un po' di forma, un po' di cortesia. Avanti, ricominciate. Posso scrivere? Vi sarei riconoscente per tutta la vita se voleste avere la squisita. No, no, non esageriamo adesso. La signora direttrice vi vuol parlare. A me? Sì. Non sapete perché? Ma ha voluto di... Devo andare un momento in direzione. Approfittate della mia assenza per ripassarvi la lezione. Ragazzi, 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 vi prego, un po' di ghiaccio, ci sono io. Ehi, buon uomo, vi diamo mezzo minuto di tempo per filare, altrimenti... Approfittate anche se ho della nonna, perché sennò vi farei vedere io. Voglio vedere se ha il coraggio di tornare. Perché se non posso della nonna, aspetta, ragazzi, adesso prepariamo delle pallottole di carta e se può darli di affare lo mitragliamo. Aspetta. Che? Che succede? Chi è? La screanzata che ha osato ideare un'azione così bassa e volgare! Io! Io! Ah sì! Bene! Oltre la colpa anche la solidarietà criminale! Ci penso io! Vedrete! Finalmente almeno ci siamo sfogati contro quel vecchio rimbandito. La signorina ha lasciato qui il registro con i punti. No, ragazzi, niente porcherie, limitiamoci a guardare. Voi il privatista, te queste cose non interessano, vai sulla porta a fare il palo. Il palo? Che cosa vuol dire il palo? Avanti, non farla scema, vai sulla porta e vertici se viene qualcuno. Ah, il palo. Vediamo un po'. Valentina 7, 6, 8. Galli 5, 4, 6. Oh, io credevo di avere tutti i zeri. Vediamo un po' me. 3, 3, 4, 2. Ai, 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 ai. E me? Cos'è questo? Un compito? Guarda, un mio. Una lettera? Una lettera. Ma cos'è questo? Eccola che ritorno. Ma vieni qui, scema. Andiamo avanti. Pregiatissimo signor Alfredo Hartmann, con Schlossbende, con la presente. Caro signor Alfredo Hartmann, se sapeste quante volte ho scritto e pronunciato il vostro nome, perdonate se oggi mi rivolgo a voi, ma mi sento così sola. Che cos'è? Niente, niente, non ti riguarda. Voi ridereste di me se questa lettera vi giungesse. Eppure sento il bisogno di scrivere a voi come ad un amico che forse può comprendere. Un po' d'attenzione, vi prego, scrivete. Pregiatissimo signor,
Mi puoi dare un foglio di carta? No. Alfredo Hartmann, Holmstrasse. Voi non sapete, signor Alfredo, come la mia sorte è pietosa e triste qui in questa scuola dove passo tutta la mia vita. Se voi mi vedeste, forse lasceresti il vostro ufficio per venire qui alla scuola privata Audax e condurmi via con voi per sempre. Ci pregiamo. Alfredo Hartmann, voi siete un uomo perfetto. Ed è un peccato che voi non possiate mai ricevere questa lettera. Addio. Amico caro, mio solo amico. Campionario. Vogliate esaminare l'estratto conto vi allegato? Lenci, Lenci, perché non scrivete come le altre? Ma che cosa avete lì sotto il banco? Nascondila. Signorina. Che cosa avete, Maddalena? Oh, niente, niente. Un po' di mal di testa. Se non vi sentite bene, potete andare a casa. No, no, grazie. Ora passerà. Allora andiamo avanti. Restiamo pertanto in attesa di una visita del vostro rappresentante. Che la signora contessa fuori con la macchina. Che contessa? E che ne so. Mi ha detto alla quarta via, avvertite la contessina, che c'è la contessa, che l'aspetta. Accidenti a sta scuola e qua non ci sono venuti. Ah, è la mammina. Allora io me ne vado. Ma che modi sono questi? Dove andate? La lezione non è ancora finita. Ma non importa, tanto io sono privatista. Stupide. E va bene, andate pure. Ma mi farete il piacere di non tornare mai più. E che colpa ne ho io se la mammina mi aspetta? La mammina si arrabbia se la faccio aspettare troppo. E va bene, andate, andate, andate! La privatista! Ma dico proprio la mammina! Silenzio! Signorine, dovreste vergognarvi. Tra alcuni mesi voi sarete diplomate ed entrerete nella vita. Allora forse imparerete a capire che cosa significhi perdere un posto, perdere il pane. Voi non lo sapete, non immaginate neppure. Ma se io perderò il mio posto, la colpa sarà proprio vostra. Dovreste vergognarvi. Un momento, ascoltatemi bene. Se qualcuna di voi s'azzarderà ancora una volta a fare la mascalzona durante la lezione della signorina Margari, l'avrà da fare con me. Le strapperò tutti i capelli, intese? È arrivato papà? Sì, signorina, è già in casa. Ho una fame da lupo. Tieni. Grazie. Baba, Baretti, Barini, Baroni, Barta... Barta Contessa Angelica. Deve essere proprio lei. Pronto? Pronto? Posso parlare con la contessina? Come? Ah, sei tu. Senti, io sono Maddalena Lenci. Ma sì, quella che stava vicino a te al secondo banco. Oh, avrei bisogno subito di quella lettera. Subito. Come? L'hai impostata? Eh sì, credevo si dovesse spedire. C'era l'indirizzo. L'ho copiato su una busta, ci ho messo il francobollo e l'ho impostata. Ma si può essere più cretine di così? Ma no, non era una lettera. Cioè sì, era una lettera. Uff, è inutile che ti spieghi. Solo una privatista poteva essere capace di una cosa simile. Buongiorno, signorina. Bolzani, che è successo? Cosa volete che sia successo? Ah, credevo che fosse capitata qualche disgrazia. Non esageriamo, una disgrazia è cascata per le scale. Ma insomma, parlate, di che si tratta? Dunque, cara signorina, andiamo male, andiamo maluccio. 3 in chimica, 2 in tedesco, 4 in storia. Ah, solo questo. Non vale niente. Il guaio è che la signora direttrice mi ha dato l'incarico di portare a casa le pagelle perché è convinta che le signorine non le mostrino ai loro genitori. Incarico di fiducia. Consegnarle personalmente. Ed infatti io la consegno a voi. Grazie, Bondani, siete molto buono. Niente da ringraziare, dovere. Badate, ci vuole la firma dei genitori. Ah, sì, sì, ci penso io, ci penso io. Io non so niente. Buongiorno mamma, buongiorno papà. Buongiorno tesoro. Ciao cara, come stai? Stanca, molto stanca. Povera piccola, non ti affaticherai troppo con i tuoi studi.
Ma che vuoi che sa fatichi? Tutte le ragazze studiano alla sua età. Sì, è facile parlare, se tu sapessi quante materie. Ah, non credi che sarebbe il caso di andare a parlare con i suoi professori? No, 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 non è possibile. E perché? Perché? Perché i professori sono occupatissimi, non possono ricevere nessuno. Anzi, ci hanno raccomandato di dire ai genitori di non seccarli con le loro visite. Non seccarli? Proprio così. Anzi, per questo trimestre hanno deciso di non dare cetrioli. Nemmeno le pagelle. Strano. E perché non vogliono dare le pagelle? Appunto perché lo trovo inutile, è un perditempo. Prosciutto. Tanto i genitori possono stare tranquilli. Li allevano tutti dei bellissimi voti. Mezzo uovo. E tu? Io? Io? Pomodoro? Meglio delle altre. Ho capito. Fuori la pagella. Ma ti assicuro, papà, che le pagelle non le danno. Fuori la pagella, ti dico. Signorine, scrivete. Signor Alfredo Hartmann, Kohlstrass, Vienna. Ecco la posta, signor Hartmann. Caro signor Alfredo Hartmann, se sapeste quante volte ho scritto e pronunciato il vostro nome, questa lettera non è per me, consegnatela a quel cretino di mio figlio. Va bene, signor direttore generale. Prego, signor Hartmann, la posta. Caro signor Alfredo Hartmann, se sapeste quante volte ho scritto e pronunciato il vostro nome. Ah, questa lettera non è per me. Consegnatela a mio figlio. Va bene, signor direttore. La posta, signor Hartmann. Sì? La posta. Ah. Grazie. Ma che cretineria è questa? Che sciocchezza. Sei venuto a Roma per questo? No, cosa vai a pensare? Volevo vedere te, gli zii, con gli affari d'ufficio. Alfredo, non mentire, tu sei venuto per questo. Sì. Ah, beh, incredibile. Un uomo serio, posato, un uomo d'affari come te. Fa 2000 chilometri per una lettera. E per di più una lettera di uno sconosciuto. Cosa vuoi che ti dica? Ne sono sorpreso anch'io. Vedi, questa lettera ha un certo non so che. Io non so come spiegarti. È una lettera simpatica. Ecco, questa è la definizione esatta, simpatica. Ebbene, con questo... Appunto, visto che mi è simpatica, voglio sapere chi è che l'ha scritta. Ma scusa, mi permetto di farti notare che Roma ha 1,5 milioni di abitanti. No, non c'è bisogno di cercare per tutta Roma, guarda qui, scuola privata e commerciale Audax. Ma ragazzi, Giorgio ci ha cominciato mezz'ora. Sì, buona, quella vedrai che il giorno l'altro si spende tutte e
Che cosa desiderate? Buongiorno, Bordani. Buongiorno, signorina. Cosa desiderate? Ah, ecco, noi volevamo vedere qualche allieva. Come? E che credete che sia un'esposizione questa? Questa è una scuola seria. Niente da fare, giovanotti. Prego, fate il piacere. A voi. Capisco se fosse dei parenti. Ecco, ecco appunto, siamo dei parenti. Allora la cosa cambia. Quale alunna volete vedere? Tutte. Tutte? Ecco, vedete, buon uomo, noi ne cerchiamo una, ma non sappiamo chi è. Saprete almeno che tipo è? Bionda, bruna, grassa, magra? No, non sappiamo niente. Allora la cosa è difficile. Mettetemi qua, mo le vediamo passare. Buongiorno. 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 Buongiorno, signorina. Buongiorno. 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 Buongiorno, signorina. Buongiorno. Sentite, dite al vostro amico che la pianti, sennò che figure ci faccio io. Avete scritto, ragazze? Sì, signora. Esaurita la parte strettamente geografica, non possiamo trascurare le caratteristiche antropologiche degli abitanti di questa regione. Dammi l'attaccapanni. Possiamo senz'altro affermare, care ragazze, che i georgiani vengono già da lungo tempo considerati come il prototipo ideale della razza bianca. Avete scritto? Sì, signora. Dammi la mia filo. Mi raccomando di non ridere, dovete proprio far finta di non vedere nulla. Va bene così. Ma io non ho riso. Soprattutto gli uomini di corporatura maestosa ma slanciata, bruni, bellissimi, dotati di una forza fisica non comune, fanno pensare più ad eroi mitici che ad esseri dei nostri tempi. Addio, carine, arrivederci! Arrivederci, signora! Ma chi sono? Chi sono quei due? Sono parenti da Lunne, vogliono parlare con voi. Ecco il biglietto da visita. Parenti? Che parenti? Fratelli, cugini, genitori? Ma non saprei. Beh, fateli entrare. Intanto voi caricati, per la vostra pagella potete... Da questa parte, prego. Scusate, fratelli, cugini, genitori? Cosa dite? Avete dei figli? No, perché? Non so, genitori. Desiderate? Ecco, io sono il dottor Stefano Armani. Beh, dite pure, di che si tratta? C'è qui mio cugino che vorrebbe chiedere... No, permetti, è meglio che parli io. Ecco, signora, volete esaminare questa busta? Il solito errore. Hartmann scritto con un N sola, mentre invece dovrebbe essere scritto con due N. No, signora, non c'è nessun errore. Effettivamente Hartmann si scrive con un N sola. Ma no, niente affatto, si scrive con due N. No, ma sicuro, signora, volete saperlo meglio di me? Mi meraviglio della vostra insistenza. Prima di essere direttrice della scuola, ho insegnato per 5 anni corrispondenza commerciale. Ammetterete che questo nome lo conosca. Signora, se permettete lo conosco meglio di voi. Sono 30 anni che lo porto. Lo portate? Ma scusate, voi chi siete? Io sono Alfredo Hartmann, con un N sola. Io non so come usiate per mettervi simili scherzi. Non scherzo affatto, signora. Sono Alfredo Hartmann, abito a Vienna, col Strasse 122, ecco il mio passaporto. Alfredo Hartmann, col Strasse Vienna. Ma allora voi esistete? È per Bacchus se esisto. Non capisco la vostra meraviglia, signora. È incredibile, straordinario. Voi siete nei nostri testi. Dove? Nei testi di studio. Ecco qua.
Ecco qua, guardate, Alfredo Hartmann con due N, Kohlstrass, Vienna. Ma chi si è permesso di mettere il mio nome in un libro di testo? Forse l'autore non credeva che voi esisteste. Ma come non esistiamo? Esisto io, mio padre, mio nonno. Sono più di 100 anni che la mia famiglia si è trasferita a Vienna. Ecco, signora, nel 1812 la famiglia Armani di Biella si è divisa in due rami. Il ramo primogenito è rappresentato da Mattia Armani, che ha sposato un'austriaca e ha trasformato il suo nome in Hartmann. Con un N sola. Da questo ramo discende mio cugino. L'altro ramo, il cadetto, rappresentato da Zeffirino Armani, è restato in Italia. Da Zeffirino discendo io. Beh, lasciamo da parte Zeffirino, ci sono delle cose più importanti da discutere. Testo o non testo, io voglio sapere chi ha scritto questa lettera. Aldeide farmica ed ammoniaca. Il sale che abbiamo composto si chiama... Vi prego di mettervi bene in mente questo nome. Ce lo stamperemo nel cuore. Silenzio. Tira il filo, tira il filo. Dunque, ascoltatemi bene. Questo sale si chiama esametilente. Esa. Esametilente. Esame, e va bene, se mi darete la lettera, io cercherò di scoprire dalla calligrafia chi è che l'ha scritta. Ve la darei molto volentieri, ma disgraziatamente l'ho dimenticata a casa. Ma scusate, perché mi interessa tanto di sapere chi l'ha scritta? Mi interessa perché... perché in quella lettera mi hanno offeso. Oh. Sì, signora. In 100 anni di gloriosa esistenza è la prima volta che qualcuno si è permesso di offendere la nostra ditta gloriosa. E io chiedo soddisfazione. Bene, ecco, precisamente, noi chiediamo soddisfazione. Faremo tutto il possibile. Se sarà necessario, espelleremo l'autore di questa lettera ingiuriosa. Ah, lo espellerete? Da dove? Dalla scuola. Ah. E poi? Poi niente. Non possiamo fare di più. È una punizione molto grave. Spero che ne sarete soddisfatti. Sì, sì, soddisfattissimo, ma è che prima io vorrei parlare con questa persona. Volete parlarne? Si capisce anche il diritto di conoscere chi ha osato offendere la nostra ditta gloriosa. Gloriosa? Sì, più che giusto. Farò subito delle ricerche. La busta è già un elemento importante. Confrontando la calligrafia forse potremo riuscire. No, la busta no. Meglio la lettera. Ma per guadagnare tempo? Ve la porteremo al più presto possibile. Intanto restituitemi la busta. Come volete. Nel frattempo io interrogherò le allievi, nel caso dove posso avvertirvi. Acciaieria. Acciaieria, Alfredo Hartmann presso il rappresentante Stefano Armani. Prego, signora. Ma scusa, non capisco perché non hai voluto darle la lettera. Perché c'era pericolo che scoprissi chi era la scritta. Ebbene, non siamo venuti proprio per questo. È vero, ma pensandoci bene, povera figliola, ti pare giusto che io procuri delle segreterie a quell'angelo che mi ha mandato una lettera così carina? Perché allora hai detto che si trattava di una lettera di ingiuria? Perché la direttrice di una scuola femminile può perdonare una lettera di ingiuria, ma non perdonerà mai una lettera d'amore. Ragazze, attente! Questo esercizio va fatto con moderazione perché in certi casi può far male alla salute. 10 minuti di riposo. Scrivete una lettera con la quale chiedete danni e interessi per il ritardo merci. Signorina, è accaduta una cosa molto spiacevole. Che tutti mi ascoltino. Oggi è venuto a trovarmi un signore che noi abbiamo sempre creduto non esistesse. Il signor Alfredo Hartmann di Vienna. C'è un'allieva di questa scuola che si è permessa di scrivere una lettera al signor Hartmann. Io invito la delinquente a denunciarsi da sola. E che c'era scritto in quella lettera? Si tratta di una lettera d'ingiurie. Nessuno si rivela. Devo avvertire la classe che domani il signor Hartmann porterà la lettera e dalla calligrafia ci sarà facile stabilire chi è l'autrice. E allora la delinquente non resterà un secondo di più in questo istituto. Ecco la ragione per cui è superfluo tacere.
Signora direttrice? Cosa c'è? Lasciate andare. Faccio ancora una volta appello al buon senso della colpevole perché risparmi inutili dispiaceri alle sue compagne. Chi ha scritto la lettera? Io. Voi? Sì, io. Avrei dovuto immaginarlo subito. E che cosa avete scritto in quella lettera? Non posso dirlo. Ah, sta bene. Ad ogni modo, quando domani il signor Hartmann ci mostrerà la lettera, lo sapremo ugualmente. Il signor Hartmann non mi mostrerà nulla. Che ne sapete voi? Lo so, perché un gentiluomo non mostra mai le lettere che riceve da una signora. Per vostra norma le signore non scrivono delle volgarità. Ma io non ho scritto delle Lenci! Il consiglio dei professori si occuperà del vostro caso. Intanto prendete i vostri libri e lasciate subito l'aula. Via! Sta bene, signora. Ma cosa succede lì? Niente, mi dicono addio. Arrivederci. Maddalena, alzatevi, è tardi. Che ore sono? Le 7. E allora lasciami dormire. Ma... Maddalena, Maddalena, cosa fai? Brigati, alzati. Ecco, mamma, ora mi alzo. Ma vuoi proprio farti segnare ancora una volta nel libro delle ritardatarie? Sta tranquilla, questa volta ti giuro, non mi segneranno. Basta! Basta! Me! Sì, te! Ah, me! Ma perché ti sei alzata così presto se non hai da venire a scuola? Capirai, non ho detto niente a casa. Senti, dopo la lezione troviamoci alla pasticceria di Speria. D'accordo, ma che farai fino a mezzogiorno? Ma chi lo sa, andrò a zonzo. Ciao. Ciao. Avanti. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Maddalena Lenci. Con la complicità di una mia compagna ho avuto il vostro indirizzo. Ah, accomodatevi. No, grazie. Prego. Che cosa desiderate? Ah, voi parlate anche l'italiano? Si capisce che parlo l'italiano, perché? Tanto meglio, così potrò dirvi chiaro e tondo quello che penso di voi. Di me? Dite pure. Siete un volgare mascalzone. Perché? Voi ieri siete venuto alla nostra scuola, vero? Sì, infatti. Voi mi avete rovinata. Io? Ma scusate, signorina, non capisco. Ieri sono andato in una scuola femminile per sapere chi aveva scritto una certa lettera. L'ho scritta io. Voi? Sì, proprio io. Adesso potete essere soddisfatto. Sarò espulsa dalla scuola. Ma no, signorina, io non avrei mai pensato. Che voi l'abbiate pensato, no, poco importa. Vi chiedo soltanto di restituirmi la mia lettera. Non ce l'ho. E chi ce l'ha? Il signor Alfredo Hartmann. Ma allora voi chi siete? Il dottor Stefano Armani, suo cugino. Oh. E credo che sarà molto difficile che Alfredo vi restituisca la lettera. Perché vuole vendicarsi? Ma è anche per sogno. Ma capirete, ha percorso 2000 chilometri per fare la vostra conoscenza. La mia conoscenza? È proprio così. E perché? Perché? Perché è innamorato di voi. Di me? Ma se non mi conosce? E che volete che vi dica? È un uomo romantico. Gli uomini romantici sono capaci di tutto. È innamorato pazzo della donna che gli ha scritto quella lettera. Davvero? Proprio così. Del resto non c'è da meravigliarsi, perché se posso permettermi di dirlo, anch'io mi sarei innamorato di voi. Ma nulla ve lo impedisce. Cioè no, volevo dire... Arrivederci. No, un momento, signorina. Datemi almeno il vostro indirizzo. Perché volete saperlo? Ah, non è per me. È per dirlo ad Alfredo quando torna. Credete proprio che voglia vedermi? È per Bacco, sono venuto a Roma apposta. Bene. Scrivete Maddalena Lenci, via Tomacelli 3. Arrivederci. Arrivederci. Maddalena Tomacelli, via Lenci 3. Oh,
Finalmente. Ciao, cara. Che bei canoncini. Posso mangiarne uno? Mangia, mangia. Ho delle cose terribili da raccontarti. Figurati che la mamma... Scusa un momento. La mammina ti ha detto tanti soldi per venire qui alla pasticceria? Ma no, ho venduto i miei libri di testo. Ah. Brava. E se poi non sarai espulsa, come farai? Sarò espulsa. Non farti illusioni. Ma nessuno saprà mai che non sono stata io a scrivere la lettera al signor Alfredo Hartmann. Non sei stata tu? E chi è stata allora? Giurami che non lo dirai a nessuno. Te lo giuro. Su che cosa? Su tutto quello che vuoi. Che io sia bocciata alla licenza se manco al giuramento. Ebbene? È stata la professoressa Valcare. No! C'è da svenire. Posso mangiare un altro canoncino? Mangia, mangia. Dunque, ti dicevo. Ma che... scusa, quanto ti hanno dato per i libri? 12,50. Oh, che porcheria. Ma lascia correre. Lo sai perché Alfredo Hartmann vuol conoscere quella ragazza che gli ha scritto la lettera? Perché? Perché è innamorata di lei e vuole sposarla. No, e tu l'accetteresti? Ma che c'entra? Non sono mica stata io a scrivere la lettera. Lui deve sposare la signorina Margaret. È un problema di coscienza. Scusa se ti interrompo, ma dove hai venduto i libri? In quel negozietto accanto alla scuola. Allora dimmi, che cosa mi consigli di fare? Ormai non c'è più niente da fare, sei stata imbrogliata a 12,50. Ma no, non parlavo dei libri. Bisogna che io trovi il modo perché Hartmann e la Margari si conoscano. Ah, questo sì. Ma scusa, perché vuoi che si conoscano? Ma si vede proprio che non capisci niente. Cameriere? Prego. Il conto, per favore. Dite voi. Io ho preso 2 canoncini. In tutto 9 canoncini e 4,000 foglie. 9 canoncini e 4,000 foglie? Che vuoi la preoccupazione? 12,50, signorina. È la vita, in così poco tempo ci siamo mangiate tutte le materie della quarta B. Dunque, siamo intesi, se riuscite a scoprire chi ha scritto questa lettera, ci sono altre 200 lire per voi. Lasciate fare a me, ci penso io. Scusate, sapreste dirmi il nome di chi l'ha scritta? Se sapessi il nome, non avrei bisogno di rivolgermi a voi. È giusto. Neanche l'indirizzo, sapete? Ma come volete che sappia? Perché, vedete, se io sapessi il nome e l'indirizzo, ve la scoprirei in 4 e 4/8. Ah, benissimo, mi congratulo con voi. Un'ultima domanda. Chi ha scritto questa lettera è un uomo o una donna? Ma non vedete che si tratta di una lettera d'amore? Ma questo non significa nulla. Anch'io ho scritto delle lettere d'amore eppure sono un uomo. Ma questa lettera è stata scritta a me, capite? A me. Ah, già. Beh, supponiamo che sia una donna. Come supponiamo? Insomma, probabilmente è una allieva di questa scuola. Probabilmente, certamente. E allora la cosa è facilissima. Amilcare? Lasciate fare a me. Buongiorno. Buongiorno. Scusate, abita qui la signorina Elisa Margari? Mia figlia, sì, entrate. Grazie. Prego. Elisa, c'è una signorina qui che ti vuole. Con permesso. Chi è? Sono io, Nancy. Buongiorno, signorina. Nancy. Ma cosa desiderate? Scusate, signorina, posso aiutarvi? No, no, sono grazie. Bravissima nell'asciugare no, i piatti. No, grazie, non vi comodate. Oh, come sono stupida. Quanto mi dispiace. Ma no, Maddalena, non è il caso che vi addoloriate per una simile sciocchezza. Ma allora non siete arrabbiata con me? Arrabbiata? Ma che cosa dite? Accomodatevi. Venite. Prego. No, no, grazie. Ditemi un po', Maddalena, che cosa vi ha fatto di male il signor Alfredo Hartmann? A me niente. E allora perché gli avete scritto una lettera piena di insolenze? Ah, ma è uno scherzo. Mi sembra uno scherzo di cattivo genere. Forse fareste bene a chiedergli scusa. Anzi, se per caso non aveste il coraggio di affrontarlo da sola, io, nella mia qualità di insegnante, proprio per fare un piacere a voi, potrei accompagnarvi. Davvero? No, no, ora che ci penso forse non è possibile. Ma potremmo riparlarne. Sì, 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 riparliamone. Perché non venite oggi a casa mia? A casa vostra, che fare? I miei genitori sarebbero molto contenti se poteste darmi qualche ripetizione. Ah, con piacere. Così durante la lezione potremo parlare anche di lui. Buongiorno. Perché? Sono seccato, scoraggiato. Perché? Ma perché avviene in 48 ore avrei saputo tutto, nome, cognome, indirizzo. Invece qui, guarda. Cos'è? Nome, cognome e indirizzo. Chi te l'ha data? Me l'ha data lei. Lei? L'hai vista? Sicuro che l'ho vista. Dove? Proprio qui, mezz'ora fa. È venuta qui? Sì, voleva parlarti.
Oh, cara, che cosa voleva dirmi? Che sei un volgare mascalzone. Mascalzone, perché? Sì, del resto te lo ripeterà lei stessa. Aspetta oggi a casa sua. Ciao. Dove vai? Da lei. Ma no, sei matto. Ti pare questa l'ora adatta per fare delle visite? Dimmi, com'è? Questione di gusti. A me non dispiacerebbe. Maddalena Tomacelli, via Rinci 3. No, Maddalena Rinci, via Tomacelli 3. E qui è scritto Maddalena. Pronto? Sì, di Germani. Come? E lei? Sentite, vi prego di dire al signor Hartmann di venire alle 4 precise a casa mia. Ecco, va bene. Pronto? Pronto. Se lo desiderate, potete venire anche voi. Oppure no, facciamo una cosa. Il signor Hartmann viene qui alle 4 e noi possiamo trovarci alle 4:30 alla pasticceria Esperia. Sì, sì, la conosco. D'accordo, signorina, alle 4:30 puntualissimo. Allora ci devo andare alle 4:30? No, alle 4. Si è detto al telefono. E mi sono sbagliato, alle 4 precise ti aspetta. Poi, giovanotto, non avrai mica intenzione di combinarmi qualche pasticcia, tu? Io? Per carità. Buongiorno, prego. Io sono... Lo so, il signor Alfredo Hartmann di Vienna. Appunto, signorina, non posso esprimervi l'emozione che provo nel... Ma no, no, non sono io. Voi forse credete di parlare con la signorina che vi ha scritto la lettera. Non siete voi? No. Peccato. La lettera vi è stata scritta da una graziosa e gentile signorina, che però non sono io. È di là nel salotto. Aspettate! Ah, perché lei non sa ancora come avete ricevuto la lettera. Io lo dirò io. No, per carità. Io vi presenterò lei. Ma intendiamoci, siete veramente voi il signor Alfredo Hartmann? Ma come potete dubitarne, ecco il mio passaporto. Grazie, non importa, ma vedete, io non vorrei presentarvi a lei col vostro nome. Perché? Capirete, si tratta di una giovane romantica, non è simpatico che voi per aver ricevuto una lettera vi siate precipitato da Vienna e veniate qui a cantare vittoria. Ma io non canto niente. Invece sarebbe meglio dirlo dopo, nel caso che uno piacesse all'altro. Benissimo. Allora su, vediamo di trovare un bel nome italiano. Ma non so, Cristoforo Colombo. Ma no, non scherziamo. Adesso lo troverò io. Venite. Un mio conoscente. Coso? Il signor Pietro Salvi. Prego, accomodatevi. Accomodatevi, Pietro. Vado di là a far preparare il tè. Voi siete di Roma? Io no. E di dove siete? Della provincia. Io vivo molto in campagna. Avete dei terreni? Sì. Dove? Qua e là. Un po' in ogni posto. E cosa coltivate nei vostri terreni? Peperoni. Solo peperoni? Sì. Sì, mi piacciono tanto. Se sapeste com'è bello vedere quei campi sterminati, tutti pieni di peperoni. Ah, immagino. In campagna la vita deve essere molto bella. Sì, dicono. Cioè, no, volevo dire, è bellissima. Del resto tutto è bello quando si sa guardare con occhi sereni. E voi sapete guardare con... Oh, sì. Specialmente quando le cose belle mi appaiono d'un tratto così miracolosamente come un sogno. Si vede subito che siete un provinciale. Come? Ah, non interpretate male le mie parole. Cercate di comprendermi. Ho detto così perché gli uomini qui sono freddi, aridi, positivi. Vivono la vera vita. Non sanno vivere nel sogno. Eppure qualche volta il sogno è la realtà. Non mi è mai capitato di incontrare qualcuno che avete sognato. No, mai. E se vi capitasse? Mi dispiacerebbe. Perché? Perché i sogni non sono fatti per diventare realtà. Ho sempre avuto paura che la realtà fosse meno bella. No, vi ingannate. Qualche volta la realtà è infinitamente più bella del sogno. Ecco, signorina. E Maddalena? È uscita. Uscita? Sì, signorina. E dove è andata? Non l'ho detto. È strano. Non capisco. Forse avrà avuto qualche impegno improvviso e allora... Ma no, non doveva fare così, almeno avvertire. Mi dispiace molto di essere rimasta sola con me. Ah, no, non dico questo, se ma... Se lo desiderate, io posso anche andare. Ma no, per carità. Restate, restate pure. L'ho detto in un certo modo. Avete ragione, forse è meglio che me ne vada. Però, visto che ci siamo, il tempo di prendere una tazza di tè. Vi confesso francamente che avevo deciso di non venire affatto qui. Ma se eravamo d'accordo. Eppure non volevo venire. Come inizio non c'è male. Cercate di comprendermi. Mio cugino Alfredo fa 2000 chilometri per fare la vostra conoscenza e io come posso dire, io vi soffio.
sotto i suoi occhi. Mi soffiate? Dio, che espressione. Ma no, volevo dire, tento di sedurvi. Prego. Capirete, io ho vergogna di me stesso. Tentare di conquistarvi, di rubarvi a mio cugino. Non è per insegnarvi qualcosa di nuovo, ma fatti simili sono già accaduti nella storia. Che c'entra la storia? Per esempio, prendete Marcantonio e Cleopatra. Marcantonio non ha soffiato Cleopatra sotto il naso di Giulio Cesare? Ah. Io non voglio giudicare questo Marcantonio, ma trovo che è sempre bello commettere un gesto audace e pericoloso per l'amore di una donna. Ma scusate, signorina, si può sapere dove avete imparato tutte queste belle cose? Credete forse che i miei genitori mi abbiano mandato a scuola per niente? Signorina, vi permettete di farvi una domanda indiscreta? Inutile che me lo domandiate. Ormai me ne avete fatte tante di domande indiscrete. Già, è vero, ma che volete? Noi gente di campagna. È l'ultima, ve lo prometto. Siete stata mai innamorata? Oh, no, che domanda. Come volete che possa... No, è inutile che rispondiate. Ho già capito. Lo siete ancora. Ma no, non ho detto niente. Si vede benissimo. E ditemi com'è. Chi? Lui. Biondo, bruno, alto, basso. Ma non lo so. Se mi dicessi una cosa, mi mettereste a ridere. Ditela. Non l'ho mai visto. Ah, no? E... lo amate? Adesso non mi prendete in parola. Io non amo nessuno. Solamente io... sarebbe troppo lungo se io vi raccontassi. Ma piuttosto parliamo d'altro. Ci sono molte lepri? Dove? Nelle vostre terre. Ah, sì. Per chi volete che ci siano le lepri? Andavo così. Di solito chi ha delle terre si diverte ad andare a caccia. Sì, sì, infatti. A voi piace la caccia? Per forza. Sono figlio di un cacciatore. Ah, bravo. Cacciatore di che cosa? Di tutto. Ricordatevi che quando era giovane, mio padre andava alla caccia del bisonte in America. Perbacco. Peccato che di bisonti nelle mie terre non ce ne siano più. Li abbiamo ammazzati tutti. Vedete, io non sono stata educata all'antica, ma comprendo benissimo come i genitori non possono permettere che le loro figliole accettino degli appuntamenti con dei giovanotti. È naturale. Sicuro che è naturale, perché spesse volte i giovanotti abusano della situazione. Dite per me, di che cosa ho abusato io? Non è per voi, ma vedete, io ho un'amica. Ebbene, una volta si incontrò in una pasticceria con un giovanotto, un posticino intimo come questo. E poi? E poi intorno a loro non c'era anima viva, proprio come nel nostro caso. E poi? E poi, ecco che a un tratto lui bacia la ragazza. Orribile. Parola d'onore che è vero. Era un poco di buono quel giovanotto. Pare anche a me. È vero però che lui, la mia amica, l'amava molto. Non importa, non si bacia in una pasticceria. Ma se non c'era nessuno, proprio come qui, nessuno poteva vedere niente. Non fa nulla, non si bacia in un luogo pubblico. Che fate, Maddalena? Vi mettete il rossetto. Cameriere, ci fate il conto? Io 4 taroncini. Io ho preso 2 cognac. Che c'è? Allora potremo rivederci domani? Ma come, non dovevate partire? Sì, dovevo, ma ci ho ripensato, rimango. Spero non mi lascerete sola, abbandonato in questa città sconosciuta. Pensate, sono un povero provinciale. Io non so cosa posso fare per voi. Volete che vi accompagni a un museo? No, niente musei. Piuttosto andiamo a ballare insieme. Ah, no, per carità. Saranno anni che non ho più ballato. C'è sempre tanto da fare a scuola e a casa. Ma il vecchio valzer lo conoscerete? Chi lo sa? Facilissimo. Al paese lo balliamo ogni domenica. Proviamo? Ah, ma no. Ma sì, che ci vuole? Adesso mettiamo... ecco, mettiamo un po' a posto qui. Questo lo mettiamo così. Questa la leviamo di mezzo. E questo lo mettiamo qui. Ecco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'un grande sogno parlerà con voce senza respiro, l'eterna gioia t'offrirà fra mille baci e sospiri. Se un giorno viene da te
l'amor, non ti fidar, o sognator, tu prendi ciò che l'amor ti dà, sorridi, passa e va. Cosa desiderate? Io? Ma non capisco. C'è poco da capire. Vi domando che cosa desiderate. Ma dico, giovanotto, non avrete mica l'intenzione di scherzare, vero? Non scherzo affatto, vi domando chi siete e che cosa volete qui. Che cosa voglio? Ma questo è il colmo. Venite in casa mia, buttate all'aria il tappeto, mettete la sedia sopra i tavoli per aprire un'accademia di danze e per giunta venite a domandarmi che cosa voglio. Ma io sono il dottor Tenci. Scusate, dottore, non sapevo. Beh, adesso che lo sapete, mi farete il favore di dirmi con chi ho l'onore di parlare e per quale ragione siete qui. Sono a vostra disposizione, signore, non chiedo di meglio che potervi spiegare, ma soltanto si tratta di una situazione un po' complicata. Potrei parlarvi a quattro occhi. Quattro occhi? Sì, vorrei farvi una proposta. Va bene, accomodatevi. Ma vi ho detto subito che se si tratta di aprire un'accademia di danze, con me non c'è niente da fare, eh? In ogni modo, accomodatevi. Ma scusate, mia figlia non mi ha detto nulla di tutto questo. Credo che essa non sappia nemmeno che io ho ricevuto quella lettera. E voi siete venuto da Vienna proprio per questo? Proprio per questo. E avete l'intenzione di sposare mia figlia? Certo. Se volete prendere informazioni sul mio conto. Ah, quanto a questo state sicuro che le prenderò. Però il fatto che siate partito per questo, da Vienna, mi sembra molto, molto strano. Non ci vedo niente di straordinario. Voi, per esempio, che siete andati in America per un bisonte, potete capire come uno venga da Vienna per una ragazza. Il bisonte? E che c'entra il bisonte? Pan. E che significa questo pan? Niente. Quando si è giovani si fanno spesso delle bizzarrie. Del resto il bisonte è un animale molto, molto interessante. Il bisonte? Peccato che non ce ne siano anche qui. Ma scusate, di che bisonte parlate? Di quello che siete andati a cacciare in America. Io? Il bisonte? Pan? Sì. In America? Sì, pan. Ma finitela con questo pan che mi dà maledettamente i nervi. Io per vostra regola non ho mai cacciato il bisonte. È vostra figlia che me l'ha detto. Mia figlia? Sì, proprio lei. Ma allora tutto si spiega. Accomodatevi, vi prego. Mia figlia è un po' fantasiosa. Ne parleremo dopo del bisonte. Adesso invece parliamo di cose molto più importanti. Oh. Sai, ho deciso, me la sposo. Te la sposi? Sì, ma io credo che tu vorrai scherzare. Scherzare, ma non ci penso neppure. Ma scusa, sei proprio sicuro che la ti ami? Sicurissimo. Te l'ha detto lei? Me l'ha detto lei. Impossibile. No, proprio detto no, ma me l'ha fatto capire. Beh, che significa questo? Che significa? Niente, ma dimmi un po', ti ha per caso anche baciato? Che c'entra questa domanda? C'entra, c'entra, rispondi. Ebbene, infatti abbiamo dimenticato di baciarci. Io no, però. Cioè, volevo dire, io non l'avrei dimenticato. E ti ringrazio di avermelo ricordato. Domani mi provvederò, stai tranquillo. Ah, meno male. Guardate un po' questa lettera, non siete stata mica voi a scriverla per caso. Io? Via, non fate finta di non capire, dovete essere stata proprio voi. Ma voi siete matto, ne ho già abbastanza di doverne scrivere tante a scuola di lettere. Credete proprio che vi divertirei a scriverne delle altre, a quel cretino. Voldani? Professore? Sentite, Voldani, mi hanno regalato una cagnetta, io vorrei disfarmene. Perché, non vi piacciono i cani? Sì, li adoro, ma capirete, quella povera bestiola ha bisogno di fare del moto. Beh, se capisci. Ma per farle fare del moto dovrei condurla a passeggio. E io con i miei dolori alle gambe. Beh, vabbè, pia della croce. Ah, grazie, Voldani, è un'idea. Oh, ragazze, oggi la lezione di chimica è sospesa. Che bellezza! Oh, bene. Perché i professori sono tutti riuniti in consiglio. Vedrete che stanno preparando qualche brutto tiro a Maddalena. Bisogna fare qualcosa per lei, bisogna salvarla, vai. Ehi, ragazze, ne volete sentire una bella? Figuratevi che Boldani mi ha mostrato una lettera chiedendomi se l'avevo scritta io. Era diretta al signor Alfredo Hartmann. Ma l'ha mostrata anche a me? Anche a me? Che scemo! Ah. Caro signore, bisogna che mi lasciate un po' di tempo. Certe indagini non si possono compiere in poche ore. Capirete, ci sono molte allieve. Non vi preoccupate, già fatto. Come? L'ho già trovata io. Sono venuto a ritirare la lettera. Oh, grazie mille. Che abbiamo detto? Ero sicuro che l'avremmo trovata in 4 e 48. Quando mi incarico io di una cosa... Ma dove sei cacciato? Che cosa? La lettera. L'ho lasciata proprio qui. Oh, mi raccomando, bisogna trovarla, è molto importante per me. Ma l'ho posata qui sopra e adesso non c'è più. Che cosa succede?
Il consiglio è cominciato. Maddalena è già stata chiamata. I fatti si possono riassumere in poche parole. Una delle più stimate ditte di Vienna ha ricevuto una lettera piena di insolenze da un'alunna di questa scuola. Maddalena Lenci, tocca a voi spiegarvi. Scusate, scusate tanto per il ritardo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vi ringrazio per la polverina che mi avete consigliato. Questa notte non ho tossito neanche una volta. È migliore del costo che mi aveva ordinato il medico della scuola. Allora, Maddalena Lenci, confessate di aver scritto la lettera. Lo confesso. Signora direttrice, questa dichiarazione può considerarsi una circostanza attenuante. Niente affatto. La colpevole confessa perché sa che comunque la sua colpevolezza sarà provata quando avremo la lettera. Procediamo con ordine. Lenci, vorremmo sapere da voi. Avanti! Che cosa volete? Voglio fare da testimone. E chi vi ha chiamata? Signor professore, cosa della massima importanza. Io sento il dovere di dire che la Lenci ha mentito. Cosa intendete dire? Appunto quello che ho detto, signora direttrice. Non è vero che la Lenci ha scritto la lettera? Ah, questa poi... Chi l'ha scritta allora? Nessuno. Attenta, la lettera è scomparsa, si può negare tutto. A quanto pare ci troveremo di fronte a un miracolo, una lettera che si è scritta da sé. No, signor professore, la verità è che la lettera non è mai esistita. Insomma, Lenci, ditemi voi che cosa c'è di vero in tutto questo. Tutto. Signora direttrice. Ecco qua la lettera. Lenci, venite qui. Siete voi che avete scritto questo al signor Alfredo Hartmann? Sì, io. Leggete e passatela agli altri. Oh, è allucinante. Ma signora direttrice, questa lettera è stata scritta... Questa lettera è stata scritta da me. Vi prego, signorina Malgari, non cercate di difendermi. Signora direttrice, ho scritto io la lettera e ne assumo tutta la responsabilità. Lenci, seguitemi in direzione. Anche voi, signorina Malgari. Oh, quale precoce perversità. Il signor Hartmann probabilmente è un uomo serio, importante. Può darsi anche che sia malato? Il clima è così rigido là in Germania. Signora direttrice, questa lettera è stata scritta da me. Ma niente affatto, sono stata io a scriverla, come sono stata io ad imbucarla. La signorina vuol salvarmi per pura bontà, ma non posso accettare questo sacrificio. Io sarò espulsa, ma non importa perché dopo tutto potrò presentarmi in un'altra scuola come privatista. Ma qui la signorina gioca il suo posto e un posto rappresenta qualche cosa. Io non posso accettare questo sacrificio. Vi prego di ascoltarmi. Sono io che vi prego, signorina. Non è il caso che voi prendiate le difese di un'alunna che si è comportata in questo modo. Lenci, ritornate pure a casa vostra. Noi vi comunicheremo le decisioni del consiglio. Ad ogni modo vi avverto fin d'ora che è inutile. Vi presentiate all'esame di licenza. Voi comprenderete, signorina. Ritornate pure nella sala del consiglio. Ma signora direttrice... Ve ne prego. Arrivederci, signora. Aspettate. È inutile che vi presentiate all'esame di licenza, a questo esame di maturità. Il vostro esame l'avete passato oggi. Ricordo benissimo. Nel 1902. Signore e signori, credo che noi decideremo senz'altro che Maddalena Lenci non frequenti più la scuola, pure permettendole di presentarsi all'esame come allieva privata. Bene. Potete ritirarvi. Non si poteva nascondere la verità. Ma figurati, cara. Al signor dottor Emilio Lenci, via Tomacelli 3, Roma. Ho l'onore di invitarvi a una partita di caccia nella mia tenuta sulle rive del lago di Bolsena. Va bene? Benissimo.
Se mantenete assolutamente a bisonte, acquisterò quello del giardino zoologico in modo che possiate spararvi a vostro piacere. Andate, scrivete. Che significa questa idiozia? È abbastanza chiaro, ci sarà spero un bisonte al giardino zoologico. Avete scritto? A me è ridicolo tutto questo. Possiate sparargli a vostro piacere. Cordiali saluti, eccetera, eccetera. Preparate la busta e spedita. Ma scusa, si può sapere da quando possiede una riserva di caccia? Ne ho affittata una. Il padre della piccina è un cacciatore arrabbiato, ha la mania del bisonte, ne parla continuamente. E tu credi che il giardino zoologico diventerà il suo bisonte? Ma l'altro che con 20.000 lire me lo cederanno. Prenderò a mio carico tutte le spese di sepoltura. Dammi a sentire, bisonte o non bisonte, tu non sposerai quella signorina. Ah no, e chi la sposerà allora? È presto detto, io. Ascoltami, guarda, io non voglio litigare con te, ma in fatto d'amore non conosco né amicizie né parentele, lotta senza quartiere. E tu non mi conosci ancora sotto questo aspetto. E anche tu non mi conosci sotto questo aspetto. E va bene, vedremo chi vincerà. Benissimo, vedremo. Ciao. Dove vai? Al giardino zoologico. Al giardino zoologico. Sì, e comprerò anche una bella giraffa. Che libro leggi? Le avventure di Buffalo Bill, il cacciatore di bisonti. Ma che idea di comprare un libro simile? E domandalo un po' a tua figlia. Se questo fidanzato verrà qui, bisognerà pure che gli parli di qualche cosa che lo interessi. Ha la mania del bisonte? Ma no! Non posso assolutamente accettare che voi vi addossiate la colpa. Parlerò alla direttrice e oggi stesso lascerò la scuola. Parleremo dopo di tutto questo. Adesso permettete che vi faccia una domanda. Come vi è sembrato quel giovanotto che vi ho presentato? Molto simpatico. Anche voi a lui. Come lo sapete? Me l'ha detto. Davvero? Scusate, signorina. Permettete che adesso vi faccia io un po' di lezione. Mostratevi gentile con lui. Voi che siete così giovane e così carina. Non siate troppo rigida, troppo professoressa. Per esempio, se lui prendesse la manina, lasciate che ve la prenda. Maddalena. Che male c'è? Può darsi anche che lui voglia baciarvi. Oh, ma... Anche se lo farà. Non mettetegli da rincondotta. Scusate, signorina. Cosa c'è? Non vedi che sto prendendo lezione? Volevo pregarvi di venire un momento di là. Buongiorno, signorina. Buongiorno, Pietro. Pietro? Ah, già, sapete, questo nome mi sembra sempre nuovo, perché gli amici di solito mi chiamano chi Pierino, chi Pietruccio. Ti dispiace di rivedermi? No, ne sono felice. Anch'io. È strano, venendo qui avevo tante cose da dirvi e adesso non so dirvi più niente. Forse vi sembrerà un po' sciocco quello che dico, ma sapete, ci sono dei momenti in cui anche un uomo serio, posato, dice delle cose che... Insomma, quello che sto dicendo io in questo momento. Mi sembrerà ridicolo, no? No, tutt'altro. Grazie. Allora posso continuare? Posso dirvi anche che... Che cosa? Che non ho mai provato nella mia vita. No, volevo dire che... Che senti in questo momento? Insomma, signorina, ditemi, che cosa accadrebbe se un tratto vi baciassi? Credo che non vi metterei Jerry in condotta. Avanti. Signore? Che c'è? C'è di là il dottor Armani che desidera parlarvi. Chi? Il dottor Stefano Armani. Mai sentito nominare. E vabbè, fallo passare. Avanti. Buongiorno, signore. Buongiorno. Dottor Stefano Armani. Ce l'ho già. Permettete che vi dica in una sola parola qual è lo scopo della mia visita. Dite pure. Maddalena. Che cosa volete dire con questo Maddalena? Voglio sposarla. Mia figlia? Sì. Posso dire due parole? Vi prego. Non acconsento. Perché? Posso aggiungere qualche altra parola? Fate pure. Essa è già fidanzata. Questa non ha nessuna importanza. Maddalena mi ama. E anche questo non ha nessunissima importanza, perché da mia figlia a chi mi pare piace. E va bene. Signore, io so che voi siete un uomo energico e che sapete sparare sul bisonte con un magnifico sangue freddo. E dagli col bisonte. Siete il più grande cacciatore di bisonti. Ma chi ve l'ha detto? Lo sanno tutti. Anch'io sono un cacciatore di bisonti. Tanto piacere. Ma adesso lasciamo da parte i bisonti. Voi mi avete affermato che mia figlia vi ama. Lo affermo e lo confermo. E sta bene. Ora vedremo cosa c'è di vero in tutta questa storia. Oh!
Sapete, mi sono informato sulle abitudini della giraffa. E che c'entra la giraffa? Mi hanno assicurato che la giraffa va colpita nel collo, proprio sul pomo d'Adamo. Basta così. Dopo quanto è successo, io credo che non penserete più a chiedere la mano di mia figlia. Perché? Cosa è successo? Ma guarda che spacciato. Potete forse negare di averla baciata. Ma no che non ho lei. Ah, beh, questo è il colmo. Basta così, signore. Buongiorno. Ah, ci sei tu, eh? Sicuro che ci sono. Adesso capisco tutto, molto bello da parte tua. E che vuoi farci? Lotta senza quartiere? Ma si può sapere che c'entri tu? Come che c'entro? Mi ama. Ma che ama? Ma che ama? Se proprio adesso mi ha dato un bacio. T'ha dato un bacio? Sì. Lei a te? Sì, lei a me, io a lei. Avresti il coraggio di dirlo davanti a lei? Sicuro, e anche lei te lo dirà. Scusate, posso dire una parola anch'io? Certamente. Ormai la cosa è decisa. Caro dottore, sarete sempre il benvenuto in casa mia. Grazie, signor Lenci. Hai visto? Ah, no, non finisce così. Oh, scusate, è in casa la signorina. È in casa la signorina. Sì, signore. Ditele che c'è il dottor Armani. No, il signor Pietro Salvi. Accomodatevi. Bastarzone, farabutto, traditore vigliacco. La vedremo. La vedremo. Buongiorno, Stefano. Buongiorno, Maddalena. Avanti, coraggio. Diglielo adesso che l'hai baciata. E perché lo devo dire a lei? Ma insomma, questo bacio c'è stato o non c'è stato? Non si può negare il bacio, c'è stato. Come? Un momento, prego. Permettete? Permettete che vi presenti il signor... Ma noi ci conosciamo già. No, voi non lo conoscete ancora. Il signor Raffredo Hartmann di Vienna. Ma non è possibile. Se posate un momento quel fucile, avrei da dirvi una cosa. Io amo questa signorina. E che voi vogliate o no, me la sposo. Sposatela pure. Caro. Caro papà. E dagli con papà. Non avete ancora capito che mia figlia è quella lì? Vostra figlia quella? Ma allora voi chi siete? È la signorina Elisa Malgari, la più brava e la più buona professoressa che esista al mondo. Signor Hartmann, devo raccontarvi. Ditevi ascolto. E quella lettera? Ditevi ascolto. Ebbene, quella lettera sono stata io a scriverla perché... Ditevi ascolto. A scriverla perché... Ditevi ascolto. Ma così non potrò mai parlare. Con me tu non potrai mai avere l'ultima parola. Oh, scusate, dimenticavo di presentarmi. Io sono Alfredo Hartmann di Vienna. Ecco il mio passaporto. Finché non arriverà la nuova insegnante di corrispondenza commerciale, vi darò le lezioni io. Varga? Scrivete una lettera di commissione. Al signor Alfredo Hartmann Kohlstrass, Vienna. No. No, aspettate, non va bene. Fortunatamente avremo presto un nuovo libro di testo. Scrivete al signor Carlos Heredia, Barcellona. Ma è poi sicuro che questo Carlos Heredia di Barcellona non esista?